ragazzi, benvenuti a un nuovo What the Fask, il format dove leggo tutte le domande che mi fate su Ask, l'applicazione che serve per fare le domande, che poi in realtà servirebbe per rispondere lì, fa niente. Quindi, prima di iniziare a leggere le domande, vi invito a cliccare sulla campanella così da rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno e di seguirmi su tutti i miei social. Ma partiamo subito a bomba. What the Fask? Bomba Mauri, so che ci sono anche bambini doppiatori, è vero? Sì. Se sì, seguono lo stesso iter degli adulti? Ni, nel senso che il bambino non ha l'iniziativa di andare a fare provini, molte volte sono figli di doppiatori, o figli di assistenti, o figli di fonici, servono dei doppiatori in sala, bambini, e quindi, insomma, si portano da casa, un po' come il pranzo al sacco. Ti seguo dall'anime dei videogiochi tua con Gianluca Iacono, mi fai morire dal ridere. Ti stimo come professionista e spero di incontrarti a Torino. Grazie. La mia domanda, c'è un'età oltre la quale si è troppo vecchi per intraprendere il percorso per diventare doppiatore? No, io ho iniziato a 21 anni per dire, ho quasi 33 anni, se inizia ora un ragazzo di 30 magari è bravissimo, ma io ho 12 anni di esperienza su di lui e l'esperienza in questo mestiere fa tanto. Ho studiato recitazione e frequentato i corsi con Jansante e Pedicini, ai miei amici Cristian e Roberto. Voglio fare il doppiatore ed ho un lavoro a tempo indeterminato che paga bene, ma non mi permette di presentarmi nelle sale di doppiaggio. I miei non possono mantenermi, ho un modo di provarci senza dover lasciare il mio lavoro? Sei tu che devi capire se la tua vocazione ne vale la pena. Io mi sono licenziato da due lavori a tempo indeterminato, da Mediaworld e da Footlocker, perché volevo fare il doppiatore. Con cognizione di causa direi tieniti il lavoro fisso, ma se tu vuoi fare il doppiatore devi continuare a vivere questo lavoro fisso, ma che non ti dà felicità, sei tu che devi capirlo, te lo devo dire io. What the fuck? Mauri, ma non dovevi andare a Ninja Warrior? No. What the fuck? Hai mai avuto l'opportunità di incontrare Luca Ward? Sì, un paio di volte. Sarebbe fighissimo un video dell'anime dei videogiochi tua con lui. Non so, cosa potremmo giocare con Luca Ward? Lui aveva doppiato Splinter Cell, se non sbaglio. Ciao Maurizio. Volevo dirti che ti seguo da poco, ma che ti stimo molto. Sono una ragazza che da un po' soffre di attacchi di panico, mi spiace. Ho scoperto che i tuoi video mi rilassano e sono molto felice di questo. E volevo chiederti, durante i primi incarichi da doppiatore ti sei sentito a disagio in ansia? Sì, tantissimo, da morire. Molto. Perché stai iniziando, stai cercando di capire se è veramente quello che vuoi fare o no. Cioè, tu ci sei arrivato con gli studi, coi provini e tutto quanto. Poi è facendolo che capisci se sei veramente portato o meno e se vuoi continuare a farlo, o se sei capace di continuare a farlo. Sono, diciamo, entrato nel mondo del doppiaggio. Devi vedere e ascoltare nella lingua originale o solo vedere? Va bene secondo te? Che cazzo scrivi? Perché si usa il voiceover nei documentari o in programmi simili? Costa forse meno? No, perché non sono attori, quindi non vanno doppiati. Bomba Merluz! Innanzitutto sei un grande e mi fai morire da ridere quando fai Gandalf e Silente Magici Amici. Ma per i giochi che hanno un'unica edizione valida per tutta l'Europa contenente i doppiaggi nelle varie lingue, esempio Sonic, tu per doppiare devi andare alla Sega of Europe? No, devo andare allo studio di doppiaggio dove la Sega ha dato il lavoro. PS, potresti sponsorizzare Prozis come se fossi Knuckles? Ti ringrazio in anticipo. Beh, Knuckles è un personaggio che amo particolarmente e sono contento perché sono stato scelto dalla Sega, cioè vennero dal Giappone nel 2010-11, non mi ricordo, a scegliere tutte le voci di Sony. E io fui scelto come voce di Knuckles ed ero felicissimo. Esteticamente Knuckles si è molto evoluto nel corso dei videogiochi e le sue battute erano sempre più affini a me. Tipo, ti salverò con queste braccia! Capito? Molto affine. Come te lo immagini Knuckles nel film di Sonic? Ma guarda che io, se inventano Knuckles nel film di Sonic, io ti dico, spezzo le gambe a tutti pur di doppiarlo. Anche perché nel trailer di Sonic lo doppia Renato Novara, che doppia Sonic nei videogiochi. Quindi la coerenza vorrebbe che sia io a doppiare Knuckles nel film, nonostante nella serie animata è doppiato da Oreste Baldini, io solamente nei videogiochi. Però se Knuckles dovesse sponsorizzare Prozis direbbe: ragazzi, sapete perché io sono molto più forte di Sonic? Perché utilizzo Prozis. Prozis è un sito di integrazione, io compro gli integratori su Prozis per essere molto più forte di Sonic. Certo, lui è più veloce, ma chi se ne frega? Ok, guardate le braccia che ho io. E poi io acquisto utilizzando il codice sconto Merluz10, che è quello del mio doppiatore. Lui ha la mia voce, ragazzi. E con questo codice avrete il 10% di sconto per comprarvi tutti gli integratori che vi permetteranno di... Ragazzi, basta dire che Knuckles è un personaggio secondario. È il più figo di tutti. Tu puoi essere veloce quanto vuoi, Sonic, ma se ti do un cazzotto in faccia, io ti faccio diventare più bello di come ti hanno fatto graficamente nel trailer, va bene? Ok. Buongiorno, ci siamo visti a Cologno Monzese 2 anni fa. Improbabile che ti ricordi, non mi ricordo. Ma è stato un piacere conoscerti, grazie. Ti seguo da un po'. È noto che sei di carattere molto estroverso e gentile. In giornate storte come riesci a mantenere un atteggiamento positivo? Io sono molto estroverso e gentile, è vero. Anche con gli altri, con chi mi incontra di persona lo sa, come nel tuo caso sono molto amichevole e tutto quanto. Ma c'è sempre un limite, che è la soglia della confidenza. Perché è vero che voi mi conoscete, magari vedete tutti i miei video, sapete chi sono, eccetera, ma io no. Quindi molte volte capita di trovarmi davanti chi si prende un po' troppa confidenza. E a me sinceramente non fa piacere questo. Amichevoli, ciao bella, come stai? Oh, facciamo foto, tutto quello che vuoi. Però io sono sempre per il rimanere in un certo range del rispetto e dell'educazione. Quando sono nervoso, come faccio a rimanere positivo? Mi sfogo offendendo Paolo, perché se lo merita.
No, sto scherzando. Mi rilasso, cerco di rilassarmi, mi riposo per quello che posso. Solitamente quando sono molto nervoso guido, a volte Giacomo. Quando non sei dell'umore giusto magari per fare un video o esibirti, ok? Tipo oggi, no? Però tu sai che devi entrare nel mood, perché per fare un video ci vuole energia. Puoi raccontare quanto questo aspetto di chi fa spettacolo magari viene sottovalutato dal pubblico? Viene molto sottovalutato. Per esempio, in questo momento io sono a pezzi. Ho il naso tappato, ho mal di gola, sono stanco, ho bisogno di riposare. Ma finché questo video non sarà finito, io sarò uno step un attimino sopra alla standard normale, ho anche i piedi piantati bene a terra e sto sudando, perché ci vuole tanta energia da trasmettere alla telecamera, al microfono, alla voce, tutto quello che serve per fare in modo che voi non vi annoiate, capito? Perché quando fai, è come quando sei sul palco è la stessa cosa. Se quando sei sul palco tu non dai l'energia al pubblico, tu non avrai niente indietro da loro. Si deve creare una sorta di sinergia col pubblico, una sorta di confidenza, di empatia. È un dare e ricevere. Per i video uguale, quando finirà questo video io crollerò completamente, ma finché non è finito io sto up e vi giuro su quello che volete che non mi drogo. So semplicemente dosare le mie energie affinché riescano nel momento in cui servono. Poi dopo mi stendo sul divano. Bomba, mio caro omonimo. Sto guardando per la prima volta Tutto cotto e frullato. Mi fai morire ad ogni battuta. Grazie a te e ai ragazzi per tutto questo. Riporto i tuoi saluti ai ragazzi, che tra l'altro alcuni di loro sono qui. Ragazzi, vi invito ad andare a vedere Cotto e Frullato. Cotto e Frullato, per chi se lo fosse perso, io vi metto il link in descrizione. Guardatevi la stagione 1 e la stagione 2, recuperatevi il film perché è una figata pazzesca. Grazie. Bomba Mauri, ti seguo da tanto. Sei un grande perché riesci ad essere un mix di professionalità e cazzeggio unico. Continua così, non cambiare mai. Conoscevi Tonino Accolla? Cosa ne pensi del doppiaggio di Lopez nei Simpson? Non conoscevo Tonino Accolla di persona. Conosco suo figlio Lorenzo, col quale sono amico. Lopez è una scelta diversa. Massimo Lopez su Homer Simpson è semplicemente una scelta diversa. Non si può prendere un imitatore del doppiatore precedente, anche perché poi in 20 anni un personaggio te lo fai tuo. Quindi Tonino Accolla si era fatto suo Homer a un certo punto. Ciao Mauri, secondo me i doppiatori non devono avere per forza la voce bella, perché ci sono alcuni doppiatori la cui voce è oggettivamente brutta. Sei d'accordo? Lo dico 1000 volte. I ruoli si assegnano e si precludono in base alla propria voce. Ma se non sai recitare, puoi avere pure la voce più bella del mondo, non lo fai sto mestiere. Ciao Mauri, ti hanno mai proposto di doppiare, non conosco il termine tecnico, perdonami, un audiobook? Lo faresti? Ho fatto un solo audiolibro che si chiama Tutto per una ragazza di Nick Hornby, prodotto da Salani Editori, e lo trovi, ma è vecchissimo, è tipo del 2010-2011, ero piccolino. Quindi se hai voglia di, insomma, di ascoltare la mia voce mentre ti fai un viaggio, ci sono questi 4 cd di 8 ore di libro e ti faccio compagnia. Bomba ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, fatelo vedere a tutti, a zii, cugini, parenti, compare, nipoti, tutti i vostri amici, tutta la vostra cerchia, le amiche MILF delle vostre mamme, per esempio, anche a loro sicuramente interesserà questo video. E seguitemi su tutti i miei social, dove posto una barcata di vaccate, e noi ci vediamo al prossimo vlog, dove non ho idea, proprio non lo so cosa dirò, ma lo farò. Non skippare! Ho un messaggio di vitale importanza per te, una cosa che davvero non puoi perderti. Ci pensavo durante tutto il video e non vedevo l'ora di arrivare a questo momento per dirtelo. È solo che... cazzo, me lo sono dimenticato. Dai, magari me lo ricordo nel prossimo video. Tu intanto clicca su iscriviti e condividi il video.